Ciao amici, oggi sono con il Casini che è un grande amico ormai da anni ed è un rappresentante di vende le seghe, vende le lame, vende tutte queste cose qui che servono per fare il taglio. Ecco, Casini, Buongiorno. buongiorno a tutti amici, ciao amici. Allora, una domanda semplice e semplice. C'è differenza tra le seghe che ci sono nelle officine meccaniche e le seghe che comprano i fabbri? E che differenza c'è? Diciamo, è un mondo a sé. Si potrebbe parlare per ore, ma le differenze fondamentali sono la dimensione del materiale va tagliato. Più piccolo è il materiale, più fine deve essere la dentatura da adottare. Più grande il materiale, più grandi devono essere i denti della segatrice da montare sulla macchina. Una domanda, e i denti, no, che vanno in cioè la misurazione dei denti e delle lame che va in centimetro o va in La pollice? misurazione dei denti è una misurazione universale che va calcolato quanti denti ci sono all'interno di un pollice. La dentatura delle lame solitamente sono variabili. Ovvero in un pollice possono variare da 4 a 6 denti, da 5 a 8 denti. Serve per tagliare ancora meglio. Capito? Quindi oggi abbiamo parlato delle seghe, attenzione a non fate birboni e non andate sul sudicione. Oggi abbiamo parlato delle seghe con uno specialista e ovviamente delle lame. Se avete delle domande interessanti da farci, mi raccomando, sono qui a vostra disposizione e come vedete chiamo anche dei professionisti di settore. Ciao amici!